Layout Guarantee è la risposta europea alla crisi dell'occupazione giovanile, un programma che mira ad attuare politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro in favore dei giovani. Per l'implementazione del piano, l'Italia ha ottenuto un finanziamento di 1,5 miliardi di euro. Redatto il piano nazionale, ora spetta alle singole regioni il compito di definirne le modalità organizzative e di attuazione. È molto importante la collaborazione tra soggetti pubblici e privati. A tal proposito, si è discusso di questo nell'ambito di un congresso organizzato da Confindustria Salerno. Ascoltiamo ai nostri microfoni il presidente del gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Campania, Nunzia Petrosino, insieme al presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, Marco Gai, il presidente uscente di Salerno, Gennaro Lodato, e il presidente entrante, eletto per l'appunto lo stesso venerdì 13 giugno. Sì, diciamo che come premessa effettivamente è un momento importante per la Campania perché Salerno per prima, ma anche altre territoriali della Campania come Caserta e Napoli si avviano a un rinnovo. Salerno, insomma, sono molto contenta di assistere, diciamo, a questa assemblea odierna, a parte perché parleremo di un tema molto importante come garanzia giovani, ma appunto perché c'è una situazione, insomma, di convergenza su un nome di una persona che è appunto Francesco Palumbo, che oltre ad essere un amico è una persona di esperienza, un imprenditore, insomma, salernitano che conosciamo tutti e quindi sono molto contenta, insomma, di testimoniare questo passaggio, diciamo, questo cambio. Rispetto a Garanzia Giovani, chiaramente mi aspetto un bel confronto oggi. Mi spiace che non ci sia l'assessore Nappi, anche se abbiamo avuto modo di confrontarci in altre occasioni riguardo a questa opportunità, questa grande opportunità che viene offerta su questo territorio e che speriamo di riuscire a cogliere. Noi come imprese diciamo, ci aspettiamo di essere interessate non solo per la parte di sbocco occupazionale finale, ma anche nella parte di orientamento, perché è importante per noi orientare i ragazzi verso le professioni che in questo momento sono quelle che interessano di più a noi imprese. Presidente Gai, quest'oggi qui a Salerno si discute di garanzia giovani, che è un'opportunità importante, spetta però adesso anche alle regioni mettere in pratica questa opportunità e perché no, anche agli stessi privati, da qui anche il confronto quest'oggi qui a Confindustria Salerno. Sono d'accordo, è una grande opportunità per agevolare l'entrata nel mondo del lavoro dei giovani, giovani che noi amiamo definire portatori sani di innovazione e di energia all'interno delle aziende. Adesso la grande sfida a cui siamo chiamati anche noi è trasformare l'occupabilità che si sta raccogliendo in occupazione. Credo che questo, tramite un forte lavoro di partenariato pubblico-privato, possa iniziare un percorso. E in questo percorso ci va tanta applicazione, ma ripeto, è un primo passo verso una sensibilità di cui abbiamo bisogno e di cui hanno bisogno i nostri giovani. Che è un momento di grande difficoltà per i giovani, e vogliamo capire realmente quali sono, anche le criticità però di questo piano, perché sappiamo che questo piano nasce un po' da una cultura nordica, no? Di paesi scandinavi dove anche, il contesto socio-economico è del tutto diverso. Quindi vogliamo approfondire anche quelli che sono gli aspetti dei centri per l'impiego che dovrebbero essere un po' il fulcro di questo programma e capire se realmente, quindi come sono adesso, oppure quindi come si dovrebbero trasformare per dare questo orientamento, formazione e tirocinio ai giovani imprenditori. Garanzia Giovani è un progetto veramente interessante. Noi siamo stati all'Assemblea Santa Margherita Ligure una settimana fa dove il ministro Poletti ha presentato quelli che sono diciamo, gli aspetti fondamentali del Fondo Garanzia Giovani. Il nostro presidente Squinzi, Confindustria, ha risposto che c'è, è operativa per fare in modo che questo strumento sia uno strumento non solamente biennale, ma che possa essere uno strumento durativo negli anni.